Affal Comics un sacco di attori doppiatori spaziali, ragazzi. Massimo Lopez. Ciao, ciao. Sì, sono che io. Non ha bisogno di troppe presentazioni, ma anche gli altri. Monica Ward. Ciao a tutti, ragazzi. Federico Alessandro Campaiola. Che piacere essere qui, ciao. Ciao a tutti. Massimo Lopez, io partirei da te per dirti che ho saputo adesso che sei la voce di Homer Simpson, perché io ti conoscevo per mille altre motivazioni. Broccoli! E devo dirti che ho iniziato a seguirti da buona domenica. Ti viene in mente qualcosa? Sì. Esatto. Il cangurotto! No. Ho fatto un po' di cose di vario genere, diciamo, ecco, diciamo dal drammatico al comico, dal parroco qui della chiesa. Cioè, che sono le campane, e ho fatto tante cose. Vi invito quindi, per favore, ancora un po' le campane. No, sono quindi è vero, da buona domenica, film, un po' di tutto. Rompete il giudizio, l'Arcangelo Gabriele, tutti alla porta. Una marea, davvero una marea di cose, c'è da dire. Maya, avevi in mente una domandina, me lo dicevi prima. Allora, dato che stiamo parlando di crossover, ultimamente c'è stata un'interazione tra i Simpson e le Blackpink, che sono un gruppo di K-pop molto conosciuto. E perciò volevo chiedervi, qual è il vostro crossover preferito nel mondo dei Simpson, con il mondo reale? Faccio partire Monica. Ma guarda, diciamo che non c'è differenza l'una dall'altra, secondo me. È tutto meravigliosamente fantastico in un mondo infinito di colori dove c'è quest'unione fra una lavorazione e l'altra, quindi per me non c'è differenza. Ma la penso anch'io così. Io penso che questo lavoro continui ancora oggi. Almeno noi continuiamo ancora oggi a avere una passione incredibile nel fare questo lavoro, quindi quando ci si trova in situazioni diverse, per esempio i Simpson che vanno a casa di altri o di altre serie, è una cosa che ci diverte proprio fare, ma ci diverte fare questi personaggi, quindi ogni incontro nuovo è una novità, ma è anche un gran divertimento. Perché tu sei uno sporco babuino. Io? Sì, tu babuino. Monica, adesso faccio una domanda a te. Lisa Simpson, certo, ma anche tantissime altre cose, anche cantanti di sigle di cartoni animati, perché io mi ricordo i Baby Looney Tunes. Ci canteresti un pezzettino piccolissimissimissimo? Salve tutti quanti, divertiamoci un po'. Baby Looney Tunes non si può dire di no. Il piccoletto Titti di Bugs e Lola poi. Il piccoletto Titti, mancate solo voi. Com'è lavorare in famiglia? Pro e contro, eccolo, ci sto già pensando. Dai, iniziamo da Federico. Ma sicuramente è molto stimolante, perché poi comunque ti trovi a relazionarti con la tua famiglia, con tua madre, quindi quando lavori insieme chiede sempre un po' di più e quindi diventa complicato a volte, ma è un piacere enorme, perché voglio dire, è una professionista a tutto tondo. E la gente viene su Oasis per tutto quello che si può fare, ma ci rimane per tutto quello che si può essere. Sì, sono io. Beh, è il mio avatar. Almeno finché non mi andrà di cambiare. Oltretutto è lei che ci ha passato questa passione e l'amore per questo mestiere. Quindi se oggi lo facciamo, è il merito è suo. Raffica di pugni normali. Avendo doppiato Saitama, hai mai provato il suo allenamento speciale per diventare un supereroe? Io ho fatto 100 flessioni, ho fatto 100 addominali, poi 100 piegamenti e infine 10 km di corsa in ogni singolo giorno dell'anno. L'ho provato in pandemia, sì, l'ho provato, ma sono morto dopo la terza flessione, onestamente. No, non e pugni? Sì. Tre pugni, una flessione. No. La flessione, adesso non lo ricordo a memoria, però avevo paura che mi cascassero i capelli. E Federico invece hai provato oppure hai lasciato fare a Alessandro? No, ho provato ma niente, nessuna super forza. Ho provato a colpirlo ma non mi ha neanche sentito, una zanzara proprio. Sì. È finita male. Ti ho trovato. Ma stiamo scherzando? E quindi grazie ragazzi, grazie a tutti. Alessandro, Federico Campaiola, Monica Ward, Massimo Lopez.
indietro. Hai usato il torno indietro. Era interessata. Andiamo. Ora andiamo al torno indietro, torniamo a casa, disipnotizziamo i genitori di Penny, mangiamo l'omelette norvegese, conquistiamo Miss Crunion e ci assicuriamo che mai nulla di tutto.